Ciao ragazzi, allora prometto che questo video non lo sto registrando né dal mio iPad né dal mio iPhone, ma lo sto registrando dal mio vecchio telefono perché in questo video mi serviranno appunto sia il mio iPad che il mio telefono, il mio iPhone. Allora, oggi voglio parlare della mia collezione di prodotti Apple. Per prodotti intendo telefoni, MP3 e tablet. Allora, adesso vediamo se riesco a girarvi l'inquadratura, questo telefono non lo so, e poi dopo e se riesco vi faccio vedere appunto come li ho messi in ordine. Ci becchiamo dopo. Ordine dal primo all'ultimo che ho avuto. Questo è un iPod di quarta generazione, iPhone 4S, iPhone 4, iPod Shuffle, iPhone 8 e iPad di sesta generazione. Oh. Questo iPod qui mi è stato regalato per Natale, precisamente io mi ricordo che fu il primo regalo che scartai il 24 sera, a mezzanotte, quindi era già 25, e mi fu regalato appunto da mio padre. 8 giga! Io ricordo che l'avevo preso per vedere, per scaricarci videoclip, no, delle canzoni, ma siccome non ci stavano per intero, ma solo per metà, alla fine ho dovuto, niente, ho deciso di metterci solo le canzoni. C'erano anche dei giochini, adesso purtroppo questo iPod qui non va più. Però ho deciso di provare a smontarlo per vedere se riesco ad aggiustarlo in qualche modo, perché è veramente un pezzo di storia della Apple, questo iPod qui. Secondo me questo iPod qui è stato il miglior iPod degli ultimi 10 anni. E non dico perché l'ho avuto io, perché questo iPod qui praticamente mi è durato quasi 10 anni. Quindi quando una cosa ti dura tanto vuol dire che è fatta bene, che è buona, è in alluminio. E praticamente ci dovrò cambiare, mi sembra, la scheda madre da quello che ho visto, perché già l'ho smontato. Adesso appena riesco... Appena finisce questa situazione, cercherò di recuperare questa scheda madre per aggiustarlo. Passiamo a questo telefono qua, che è stato il mio primo iPhone. Mi fu regalato per la mia comunione dai miei parenti, no, per la mia cresima, scusate, per dai miei parenti. E niente, l'ho tenuto per due anni e mezzo. E l'ultimo, per gli ultimi anni, l'ultimo praticamente, solo per un anno ho funzionato per intero, perché poi dopo non si collegava più al wifi. E io ho voluto cambiarlo appunto per questo e mi presi il Galaxy S3 Neo. Sinceramente avrei preferito prendermi un iPhone 5, però vabbè. Me lo sono pagato io con i risparmi che avevo quel telefono lì e non avevo allora tanti risparmi e quindi niente, mi sono... Che poi l'S3 va ancora, quindi voglio dire, non è un telefono fatto male. Scusate se vedete il riflesso delle mie biro e evidenziatori. E niente, 16 giga, fotocamera era già da 8 megapixel, quindi era una fotocamera già abbastanza avanti per quell'epoca. Fotocamera, dico quella posteriore, da 8 megapixel, mentre quella anteriore era da 5, se non mi sbaglio, o 5 o 3, non mi ricordo. Cioè, ma ancora, io potrei anche accenderlo forse, però mi sa che non, perché ho provato a accenderlo anche altre volte. Tutte le volte mi fa ripartire da capo tutto, devo riconfigurarlo sempre. Se volete, provo in video a configurarlo con voi questo. Poi dopo, di solito uno passa un telefono superiore. Io, questo qui è un iPhone 4, non l'ho mai usato come telefono, ma sempre come MP3. Quando appunto mio, per questo qui era di mio padre. Quando mio padre cambiò telefono, io questo qui lo usavo come MP3. Prima ho detto in video che li usavo in concomitanza, ma pensandoci adesso mi sono sbagliata perché mio padre, questo qui, smise di usarlo quando cambiò il suo telefono con questo qui con un iPhone 7. Io allora avevo già cambiato telefono, avevo già questo qua con cui sto registrando. Quindi praticamente questo qui l'ho usato in concomitanza con questo telefono con cui sto registrando il video. Che non so neanche se riuscirò a montarlo, perché è un telefono che sbacchetta un po', però ci provo. E diciamo quasi un video prova questo. Questo aveva 5 megapixel, 16 giga ovviamente, 5 megapixel fotocamera posteriore e mi sembra 3 quella anteriore. E questo adesso non va più. Poi mio padre, perché lo vendeva un suo amico che non era in grado di usarlo perché era rotto, io lo aggiustai all'epoca, pensate un po'. Quindi è da tempo che ci sbacchetto con i telefoni MP3, queste cose qua, quindi un pochettino so dove mettere le mani. Questo è un iPod Shuffle di seconda generazione che io stessa ho aggiustato e adesso va. Se volete un giorno vi faccio un video riguardo a questo oggettino qui. Allora, questo iPod, diversamente da questo, che ne ha 8, vabbè, a parte la differenza dei giga, è usato per chi va, è consigliato per chi va a correre, appunto perché si può agganciare alla cintura, comunque pantaloni, e uno si mette le cuffie e va. Si controlla per cambiare la musica, come ho detto prima. Le cuffie che si vengono date con questi iPod qua, con l'iPod Shuffle, hanno questi controlli qui e quindi con il più e il meno si abbassa il volume. Doppio tappa, mi sembra si passa alla canzone successiva e
Se spingi 3 volte, passa la canzone precedente. Se spingi una volta, va in pausa la canzone. Qua ci sono dietro 3 segni. Praticamente, se io lo metto sul... Praticamente, non so se sia carico. No, è scarico. Infatti fa la lucina rossa, vuol dire che è scarico. O rossa e arancione. Mi sa che rossa sia che è tipo da riaggiustare. Mentre quella arancione mi sembra che sia... No, allora, dovrebbe essere rossa, batteria sotto il 5%. Arancione, batteria sotto il 50%. Verde, batteria sopra. Batteria quasi carica. Ci sono questi 3 segni. Ovviamente adesso è sull'off. Ok? Quando però poi io lo vado a spostare il pulsantino qua sopra, perché sopra c'è il pulsantino, vuol dire che l'iPod è acceso. E niente. Questo segno qua mi sembra che la canzone vada a ripetizione. Mentre... Vabbè, non ho mai capito questi segni qui comunque. Ok. Adesso passiamo al mio telefono attuale. Un iPhone 8 da 64 giga. Che è... mi sembra la versione più piccola come giga che ci sia dell'iPhone 8. Perché quella da 16 sono sicura che non c'è più, neanche quella da 32. Allora, questo me l'ha regalato mio padre quando ho fatto, scusatemi, 18 anni. Io ero partita che se volevo cambiare telefono avrei preso un iPhone 7. E quindi io ero convinta quel giorno lì di andare a prendere un iPhone 7, ma di andarlo a prendere con i miei risparmi. Tornando a casa da scuola mi sono trovata in bella vista, sul tavolo di casa mia, questo telefono qua. Solo che ho detto che se la prossima volta cambierò telefono probabilmente prenderò la versione Plus, perché a me... mi piace un telefono grande. Questo all'epoca mi sembrava grande, adesso non più. Ecco, giusto per intenderci. Ha la ricarica wireless. Quindi, quando uscì questo qui, la ricarica wireless era una cosa abbastanza sconosciuta sui telefoni. Infatti, ultimamente io lo sto caricando con il caricatore wireless e devo dire che va molto, molto bene. E niente, lo sto usando ancora, quindi vuol dire che per quello che è fatto abbastanza bene. Ormai la batteria non regge più, ma ho deciso di cambiare telefono. Qualora trovassi un lavoro, perché comunque il prossimo telefono io non so se lo prenderò arato oppure devo vedere anche un attimo i contratti che fanno le compagnie telefoniche. Delle volte è meglio prenderli arate perché ti danno più giga di internet se tu li prendi arate i telefoni. Quindi non lo so, non lo so. Anche perché presto sta venendo fuori la 5G e io ho in mente di cambiare telefono perché insomma, mi va di cambiare telefono, facciamo così. Questo invece è il mio iPad. Scusate, tolgo le notifiche. Così. Mai, ok. Questo è il mio iPad. Che anche questo mi ha preso mio padre quando, diciamo, ha passato l'esame di maturità. 128 giga. Non so quante versioni di giga ci sia di questo iPad, se ci sia anche la 32. La 32 mi sembra di sì, però. La 64. Io ho preso, mi sembra, quello che avesse più giga, perché... Comunque io lo uso come computer questo, quindi mi serve tanto spazio perché nel telefono è rimasto pochissimo. Questo è il discorso. Questi sono tutti i miei prodotti Apple, io bene o male mi sono trovata bene con tutti, quindi penso che rimarrò nell'Apple ancora, con l'Apple, ancora per tanto. Mi sono trovata meglio con l'Apple che con la Samsung, anche se comunque con i telefoni Samsung puoi farci più cose, puoi installarci, craccare delle app. Ormai sono giochini che io so fare anche con questi telefoni qui, quindi... Io so caricare le app anche con l'iPhone, ormai non è una cosa nell'iPhone che non si può fare, anzi, se volete mi posso anche insegnare dei trucchini con questi telefoni qui. Non so se ho fatto già il video dove insegno come mettere le suonerie dalla vostra libreria direttamente al vostro iPhone in modo gratuito. Adesso controllerò, se l'ho fatto non lo faccio, mentre se non l'ho fatto ve lo faccio vedere. E niente, io vi saluto, vi mando un bacione, noi ci vediamo al prossimo video, ciao, bacioni!